alla prossima su YouWinBlog. Per qualsiasi domanda chiedetemi pure YouWinBlog. Ciao a tutti su YouWinBlog. Per qualsiasi altra informazione contattatemi pure. Ciao a tutti, oggi andiamo a provare YouWinBlog. Questa parte di video la teniamo per la fine. Ciao a tutti, oggi andiamo a provare questa action cam. E spero che vi sia piaciuto tutto il video, io vi saluto e ci vediamo presto su YouWinBlog. Ciao a tutti e benvenuti su YouWinBlog. Ma sbaglio o questa qui è la mia nuova location? No. No, no, calma, amico, calma, calma. Avete sbagliato canale stavolta. No, dai, ho fatto uno scherzo, ragazzi. Stavolta qua pensavate che foste su YouWinBlog, invece siamo sempre su Mag Motoring Games. Oggi partirà una playlist nuova, speciale, dedicata ai personaggi che porterò in questo nuovo studio di Mag Motoring Games, esatto, personaggi come lui, che adesso vi presenterò, ma che sono senz'altro già lo conoscerete. Parliamo di oggi di cosa? Di YouWinBlog e di Nicola Valieri, che è il proprietario proprio di YouWinBlog, in carne ed ossa. Quindi ragazzi, partiamo subito con questo subito video speciale intervista, la prima di una spero lunga serie e che vi piacerà, quindi vi chiedo tanti like, tanti belli iscriviti al canale Mag Motoring Games, ma anche al suo YouWinBlog. E ora iniziamo! Volevo chiederti una cosa. Sì, dimmi. Perché sei così basso? Perché sei più alto di me? Perché sono gobbo. Abbiamo le stesse sedie? Sono gobbo, bah, non lo so, sono le sedie di Ikea, quindi ringraziamo Ikea anche per questo. Mi sento più alto io. Comunque ragazzi, iniziamo subito, bando alle ciance. So che volete sapere perché stiamo facendo questo video, perché vi voglio far conoscere questo bel personaggio, ok? Grazie. Partiamo subito con la domanda che io mi sono chiesto anche prima ancora di conoscerti, perché non ci conosciamo da tantissimo, ci conosciamo da un annetto e mezzo circa, roba così. Circa. Io ti vedevo già un po' da prima, da quando ho aperto il mio canale. Ah. E quindi è un po'. Ti seguivo già, ecco. Ci stalkeravamo a vicenda. Tu, io per la tecnologia, tu per i motori. Esatto, ok. Così. La prima domanda che mi sono chiesto: perché YouWinBlog? Ed è un gran domandone perché non lo so neanche io. Ecco, subito, cominciamo bene questo qua. Perché non lo so, quando ho iniziato a collegarmi su internet, cercavo un nickname, non sapevo come chiamarmi, all'inizio Nico 92, cose così. E poi, visto che a me piaceva tanto vincere con i giochi, all'inizio ero piccolino, quindi giocavo con le console, computer e tutto quanto, ho scelto questo nome, You Win. E tu vinci. Però in teoria tu vinci, e dovrebbe essere I Win forse. Oh, però, vabbè, siamo per l'inglese. In questo caso vinci te. O non vinciamo. Tu vinci. E niente, in questo blog qua che tu hai, che l'indirizzo lo trovate in descrizione e comunque adesso sta apparendo qui nel video, recensisci un po' tutta la tecnologia dalla presa classica USB ai telefoni, ok? La gente a casa so che se lo chiede, ma come fai ad avere tutti questi prodotti? Diciamo che adesso, anche forse un po' per colpa tua, Dario, c'è un angolo motori che occupa tipo un 50% del mio blog. E comunque i prodotti, diciamo che ho iniziato così, acquistando su... ho sempre fatto molti acquisti su Amazon e io mi chiedevo sempre come mai
vedo così tante recensioni, anche per dire, faccio un esempio, una pentola trovi una recensione lunga un chilometro, allora dicevo, ma come mai la gente si mette lì a perdere mezza giornata a scrivere una recensione? Allora ho iniziato con i miei prodotti che acquistavo normalmente, scrivevo un paio di righe, varie recensioni, scrivevo le mie impressioni d'uso, insomma, e da lì ho iniziato a ricevere mi contattavano per mail, sempre tramite Amazon, io lasciavo lì la mia mail, e mi contattavano sempre asiatici soprattutto. Chissà perché Alibaba. All'inizio tutte cavolate, caricabatterie, accessori, eccetera, eccetera, adesso punto un po' più in alto. Quindi da passione è diventato, diciamo una vera professione, ma comunque è come se fosse una pressione, perché è una professione, perché il livello che ci mette nel produrre i video, nel produrre i contenuti, che è sempre difficile produrre contenuti nuovi, e soprattutto vi consiglio di andare a vedere i suoi video, anche quelli più vecchi oltre a quelli ultimi nuovi, tipo anche questo, ma ne parleremo dopo, è una qualità pazzesca. E molta gente che gli chiede, ma come faccio a diventare youtuber, basta una videocamera e una sedia? In parte sì, in parte no, perché sì, è vero, tu puoi fare aprire il tuo canale con un account, fare il video, puoi caricarlo, ok, però devi anche fare un prodotto di qualità. Lui ci riesce molto bene. Ci vuole tanto tempo, perché esatto. Uno dice, vabbè, tu giri con la telecamera, registri e basta. C'è tanto lavoro dietro, esattamente, perché per registrare ci vuole pochissimo, ci vuole tanto a montarlo dopo. E dato che lui è così bravo nel fare quello che fa, e dato la sua passione che vedendola per le moto prima, e poi per il go-kart dopo, abbiamo deciso di farlo diventare parte dell'Open Kart Rental Series, e diciamo tutto quell'universo che c'è dietro Futura Corse, Mag Motor Engage, tutto quello che stiamo creando. Ormai lui è, diciamo, il videomaker ufficiale, il dronista ufficiale, si può dire, il dronista. Esagerato. Allora, quello che tutti fanno a chiedere, ma dov'è il video della gara? Dov'è il video della gara? Arriva. Quindi arriva. Ok, questa settimana qua. Giovedì? Sì, dai, giovedì. Io punterei un giovedì 17:15, giù in blog su. Esatto, quindi il giovedì di questa settimana costerà il video. Parlando di questo, come mai la passione per i motori? In generale? In generale da piccolo, quindi si parte sempre da Schumacher, quindi quelli della mia età partono con Schumacher. Mio nonno, mio papà, sempre guardato Formula 1, quindi io sono nato con la Formula 1. Tutte le domeniche e i sabati mi svegliavo sempre con mio padre, per esempio prima gara in Australia, all'epoca ci si svegliava alle 4 o 5 di mattina, anche se adesso c'è alle 7 se non ricordo male, sì, lì. Grazie a Liberty Media. E quindi la passione è nata da lì, poi siamo passati a Valentino Rossi e poi siamo arrivati qua, siamo arrivati ai kart. Esatto. Questo è un esempio classico, perché diciamo, prima di conoscerci, ok, effettivamente, almeno non ci sente, che io non so, che io so, che io non so se è. Ah, tagliamo. Fantastico, prima io vengo qua a fare i video con Dario, li voglio fare tutti con Dario. Prima di conoscerci circa un anno fa, penso che tu non eri mai andato in go-kart, oppure ci sei andato una volta sporadicamente. Con amici, tipo la sera, esatto. 5-6. Da quando gli ho fatto scoprire, tramite amici nostri, colleghi di lavoro, il go-kart vero proprio, e l'ho visto che andava anche realmente veramente forte, quindi You Win ci sta perfettamente il nome, ho detto, ma perché non vuoi venire a far parte di questo universo, darci una mano a fare i video che anche a me piacciono, però che non amo tantissimo fare. Così li faccio io. Così li fa lui e li fa anche molto meglio di me. Bene, ho deciso di... ho fatto drogare questo ragazzo qua, ma che cazzo sto dicendo, non mi piace per un cazzo, aspetta. No, a me piaceva, però quando non piace a te si taglia. Questo qua è uno dei filmati, per esempio, non so se lo vedete, comunque adesso ve lo mando anche in full screen, è uno dei filmati che ha fatto proprio lui, e qua siamo alla prima tappa della scorsa stagione dell'Open Kart Rental Series, il primo video ufficiale che fece per noi di Futura Corsa, dell'Open Kart Rental Series, di tutto, e dove dimostrò una qualità pazzesca nel fare i video, e che dopo ci fu una collaborazione che attualmente sta ancora continuando. Oltre che essere un pilota velocissimo, ok, io ti ho trasmesso, diciamo, un po' questa cosa dei go-kart, te l'ho esaltato, gli ho fatto già fare a novembre la scorsa stagione una 3 o 4 ore a Misano, che potete vedere il filmato sempre su YouTube, c'è tutto. Su un blog. Cos'è che ti spinge
a partecipare anche adesso al campionato Open Contender Series, cos'è quella cosa, quella voglia che ti fa correre, che ti fa anche investire dei soldi, perché comunque è un investimento? È tutto un, sì, diciamo, come il vlog, che è un hobby, questo qui è un divertimento per me. Vabbè, i soldi non sono così tanto eccessivi, visto che lavoro riesco anche a permettermelo, perché altrimenti non vorrei. Perché il campionato è aperto a tutti. Il campionato è aperto a tutti. E quindi lo faccio, uno, per divertirmi, due, per l'adrenalina che trasmette. A me la competizione piace un sacco, soprattutto nelle cose che riesco a fare bene, che amo. Quindi la competizione su quattro ruote, volendo anche due, però non sono così bravo come sulle quattro. Mi piacerebbe anche sulle due ruote, chissà. Dario si trasforma, no, nuovo campionato a due ruote, chissà. No, non si darà mai. E niente, tutta l'adrenalina che mi trasmette, anche se sono gare piccoline, cioè un campionato piccolo, non è chissà che, però già dal giorno prima inizio a sentire un po' di tensione, dico oddio se dopo non faccio bene, e cerco sempre di dare il massimo. Esatto, quindi lui è un esempio pratico del fatto che tutti possono andare in go-kart, che non è uno sport così elitario come molti vogliono, ma anche che vogliono chi sia alcuni personaggi, diciamo. Noi abbiamo, e abbiamo anche per questo collaboriamo bene, perché abbiamo un'ideologia molto comune, cioè che il go-kart, l'ambiente del karting soprattutto, deve essere completamente open source, come si direbbe in informatica, okay? Completamente aperto, senza nessun limite per nessuno, per età, per sesso e per soldi soprattutto. Parlando di tecnologia, siccome tu sei tecnologico e motoristico... Non c'è capito dove arrivare, dai, dimmi. Tralasciando quello che è giusto per l'ambiente o non giusto per l'ambiente, che, perché siamo su un canale molto ambientalista anche questo, come vedi il cambiamento all'elettrico, all'elettrificazione? Perché ormai ci siamo, entro 10-20 anni sarà, il parco sarà praticamente completo, Volkswagen ha già dichiarato che farà, anzi non ha dichiarato, c'è già l'ID3 che è già fuori con il suo modello, con tutto una produzione elettrica, compreso Audi, Porsche, Taycan, Tesla e così dicendo. Cosa ne pensi, te che proprio sei ipertecnologico? Io che sono ipertecnologico, ho la macchina, preferisco la macchina motore, okay. Per ora, la prima cosa che guardo è l'autonomia, okay. Secondo me neanche tanto l'autonomia, perché poi adesso cosa fanno, 400 km più o meno? 400 km li fanno senza alcun problema. Sì, e quello è un problema già minore rispetto a 2-3 anni fa. Le colonnine di ricarica, perché io che sono molto ansioso su questo, già con la mia macchina, se ho il serbatoio in riserva ho già l'ansia, oddio, devo far benzina. Se ho una macchina elettrica, dove vado a ricaricarla? Quindi tu sei pro, sei contro, quindi? Sì, sono contro. Sei contro, quindi è contro anche l'ambiente terrestre. No, dai. Però, se, vabbè, noi abitiamo un po' in campagna, però... Ma noi siamo già fortunati, perché a Ferrari comunque abbiamo già 12-13 installazioni di colonnine, abbastanza, cioè, non... A parte che dove abiti tu a Vigarano, hai Dondi che ha 4 colonnine ricarica. Ovviamente li ha messe davanti all'entrata di Dondi, quindi tu ti senti anche in colpa se vai lì e poi non vai dentro. Vabbè, questo è marketing, proprio un po'... Ci sta. Perché parlo d'elettrico? Perché comunque anche i kart, esistono kart elettrici, io ne ho già provati, di solito sono nell'indoor, ma non solo. Nel nostro campionato quest'anno non ce n'è neanche uno, ma dal prossimo stagione, se andrà bene tutta questa stagione come sembra che sta andando, ho l'intenzione proprio di mettere due piste dove ci sono kart elettrici, cioè quelli che ci sono a Rimini. Detto questo, lui è in un blog, Nicola Vadieri, un pilota che si è dimostrato, oltre ad essere un ottimissimo blogger, youtuber, è un ottimissimo pilota. Voglio chiederti, dai un consiglio a chi vuole iniziare a fare prima lo youtuber e poi il pilota di go-kart. Consiglio di andare a lavorare, forse. Perché non ci si campa, eh? Io vi consiglio, venite sui kart, se vi piace un po' questo mondo qua, venite, ci divertiamo tutti insieme, non andiamo a litigare, non so. Beh, dipende. A me è capitato. Lo youtuber non so neanche cosa consigliare, io diciamo che mi sono trovato per caso, perché all'inizio dicevo no, io scrivo solo le mie recensioni, video, ma zero.
mi è sempre piaciuto farli, fare qualche montaggio, però io riuscire a parlare zero. E poi piano piano mi sono messo lì con la, dietro la telecamera, però muovendo solo le mani con i miei prodotti e cercando di parlare il minimo indispensabile, perché all'inizio è così, senti la tua voce e dici oddio mio che brutta voce. Poi alla fine inizi a registrare, tu vai tranquillo, non ascolti anche quello che dicono gli altri, perché gli altri dicono ma dai non sai fare, così così. Fai quello che ti piace, quello è l'importante. Quello è sempre l'importante. E quindi consiglieresti OpenCut in Rental Series a tutti quelli che ti seguono? Alla grande. Quindi sì. Ragazzi, se vi volete iscrivere, qual è l'email? Diamo se hai studiato. OpenCutting@gmail.com. Bravo, esatto, ragazzi. Quindi le selezioni, adesso che siamo a conclusione di questa intervista, lo possiamo dire, sono ancora aperte, le iscrizioni ci sono pochi posti, perché siamo già più di 61 piloti, ok? Non so dove ci metteremo, però ci metteremo, ok? Do la possibilità ad altri 5 di iscriversi, anche se siete minorenni, ad iscriversi al campionato tramite l'email opencarting@gmail.com e sui suoi canali, sul suo Ewing blog potrete trovare da giovedì in poi tutti i video ufficiali della seconda stagione dell'Open Kart Rental Series. Se volete vedere anche i video della vecchia stagione, trovate la playlist, che è quella che stiamo guardando, esatto, qua adesso. Qua siamo ancora a Rastellino, mi sembra, giusto? Sì, esatto. Qua è nel suo imprese paraboliche. Sto guardando anche il giro veloce. Esatto, 35.8, che mi sembra che, più o meno qualche giro. Prima ho visto già un 35.0, 34. Aspetta. Ah, poi ricordiamo che tu hai vinto anche, gara 1 dell'assoluto della prima tappa di questo campionato, il Carprix Emilia dell'Open Kart Rental Series. Hai una gara che abbiamo visto tutti anche in diretta, hai dominato completamente. Anche in qualifica. Ho avuto la fortuna di avere un kart fortissimo, quindi non mi ha spinto tanto. Non diciamo questo, diciamo che c'è stato un po' anche la bravura, perché quei kart lì non è tanto una questione meccanica, ma anche stile di guida. Sì. Lui si è sposato molto bene con questo tipo di go-kart, ha fatto una pole position magnifica. È una combattutissimo in gara 1, vincendola, anche si è dato un pago a tutti. Sì. Gara 2, purtroppo, gara 2, inversione di griglia, quindi sono partito dietro con la foga di recupero subito, ho visto la vittoria di gara 1, volevo recuperare a tutti i costi, vedrete giovedì, dopo il primo giro, se non sbaglio, volevo effettuare un sorpasso all'esterno, ma appena andavi fuori traiettoria, un po' lo sporco, non ci stavi dentro, quindi ho fatto un bel giro in mezzo all'erba, sono andato a salutare un po' gli alberi, poi sono ritornato in pista. È andata così. Sì, è stata una gara tra... Lui sembra che abbia fatto azioni molto aggressive, ma rispetto, diciamo, a tutte le azioni aggressive che ci sono state, perché ci sono state ben 7 penalità, è la gara con più penalità che da quando ho organizzato campionati, e comunque è riuscito bene a cavarsi insieme a un altro Steven Sibilla, che è un rookie, che almeno lì a Rastellino si è fatto vedere. Non pensavo che un rookie potesse veramente vincere una gara nell'assoluto, e non è un rookie per finta, è un rookie vero e proprio, è un po' una scoperta come Nicola Valieri, e quindi vedremo se la battaglia per il campionato sarà ancora solo per loro due, anche se non credo. Non penso. Cambierà tutto da Extreme, secondo me cambia. Cambia qualcosa. Come ti rapporterai ad Extreme? Cioè, come andrai in pista? Come ti metterai? Cioè, andrai più conservativo perché hai già preso un po' più di punti? No. Sono perché lì per divertirmi, quindi... Ad Extreme c'è anche Chiedini. Ci sarà, non lo sai, ci sarà Chiedini, quindi uno dei piloti star più forti sempre, che si è giocato il campionato con Paganini nell'ultima gara, ed ha tantissime esperienze, molto furbo, e tu ci hai già battagliato anche l'anno scorso, come ti approccerai a tutti questi più di altri che ci sono? Come sempre, cerco di dare il massimo, conservativo penso mai. Non lo sono. Quindi non stai guardando il campionato, stai guardando gara per gara. Gara per gara. Okay. Quindi si vedrà forse qualcosa verso la fine, le ultime gare, non rischiare troppo per non perdere punti. Vedrò, ma di solito sono così io. Se io per dire vedo il podio lì, il primo lì vicino, esagero. Esatto. Beh, questo è anche bello. Però così, rimanendo nelle regole, ecco. Il tuo obiettivo comunque finale del campionato? La scorsa stagione hai vinto la categoria amateur.
quindi adesso sei nella Pro, sì. Per chi non lo sapesse. Vincere la mia categoria è uno, però io punto tanto alla classifica generale. Sì, vuoi vincere la classifica generale? Sì, almeno sul podio, io spererei nel podio. Lui tra l'altro fa parte del team ufficiale Futura Corse insieme a Paolo Boriello, sono i piloti ufficiali che adesso sono terzi nel campionato, perché davanti a loro c'hanno due team veramente forti, il team Broglio, il team Broglio che praticamente è incredibile perché sono due ragazzi che mi stanno sorprendendo, Cevolani è bellissima perché sono costanti e non sbagliano mai, gli manca solo quel guizzo un po' di esperienza, ma secondo me loro lotteranno per il titolo, e questo nuovo Signorini dalla Toscana che correva nel KZ, corre penso ancora nel KZ che è la categoria più importante dei go-kart, quelli veri e propri, quelli costosi, e quindi stai battagliando con gente forte. Sappiamo che anche tu quando sei lì nella Mischia non mi tiri indietro, infatti io ti ho anche rammaricato molte volte che secondo me hai perso il campionato, perché l'anno scorso poteva vincere il campionato, è stato fino all'ultima gara, così proprio per questi guizzi di aggressività quando non servivano, soprattutto sotto la pioggia, perché bastava che restava lì, ti prendevi il podio, prendevi i punti. Sotto la pioggia purtroppo mi gaso troppo. Diciamo, qual è stata la gara della passata stagione che ha segnato la tua il titolo secondo te? Non mi ricordo se era la quarta, sempre... A pioggia? A pioggia o purtroppo ho perso tanto, perché c'è quel tornantino lì. Finale che arrivi lì, ti incastri lì e perdi tanto. Lì poi eravamo in casa di Daniele Paganini che salutiamo se ci guarda. Non venire a pioggia, esatto. Se vuoi fare wild card non lì. Che è praticamente il vincitore della prima edizione dell'Open Car Trenta Series, questa stagione non ha potuto venire, ma va bene, speriamo che venga la prossima. Quindi, stavo dicendo, sì. Ad Extrema secondo me mi sembra tipo la penultima, quando è iniziato a diluviare gara. Che vi consiglio di andare sempre a vedere. Esatto, e lì ero comunque, mi sembra, in terza posizione, è iniziato a diluviare, ho ripreso il secondo, ho sorpassato il secondo, una cosa simile, e volevo anche andare a prendere il primo, ma esagerando troppo sull'acqua, sbagli un attimo, traiettoria, sbagli 3-4 centimetri di traiettoria e sei fuori. Quindi praticamente queste diciamo sono le tue opinioni, adesso questo lo faccio solo per me per tagliare, okay? Sono le tue opinioni per quelli che sono stati gli eventi della scorsa stagione. Abbiamo detto che punti alla vittoria, quindi puntando alla vittoria noi speriamo, aspettiamo i tuoi video, tanto per far vedere come è andata gara 1, gara 2 dal vivo, esatto. Vedendo proprio di esperienza il vlog della prima tappa di questa seconda stagione del campionato Open Kart Rental Series. Ringraziamo Simone Racing che ci permette di avere dei super premi, ringraziamo Duplici Flash per le magliette, tutto, che oggi non indossiamo, ma perché in questo contesto qua non vogliamo fare troppe marchette, voglio solo enfatizzare l'ospite che porterò. Ho deciso di farlo lui per primo perché mi sembrava il caso, dopo tutti i bei video che si è fatto la passata stagione, che si sta aiutando in ogni modo, compreso anche la sua ragazza che è la fotografa ufficiale del campionato. Vi daremo anche tra poco come avere le fotografie complete, che ovviamente ne mettiamo solo un quarto gratuitamente, il resto saranno a pagamento a richiesta. Poi vi spiegheremo. Vedremo, stiamo ancora decidendo. Stiamo ancora decidendo. Poi miglioreremo anche la live, okay, sì. Durante la gara. Detto questo, ragazzi, con questo stupendo video qui proprio ad Extrema, ok, qua c'è il patatrack, vedete, pum, ok. È meglio chiuderla qua. La chiudiamo qua, ragazzi, questo è Nicola Valieri, You Win Blog, seguitelo sul suo canale se volete sapere di tecnologia, vedere gli accessori, i telefoni e tutto, ma vedere anche soprattutto le gare del campionato di Open Kart Trenta Series 19-20. Bravissimo, ci vediamo ragazzi, se il video vi è piaciuto, tanti like, tanti commenti e un bel iscriviti al canale. Ciao! Ciao!